Dal canto è arrivata una sconfitta in questo scontro diretto col Piacenza, ha fatto forse un po' meglio il primo tempo del secondo, che gara stata? Sì, il primo tempo abbiamo avuto l'occasione di testa di Blondetti e quella di Audì quasi a porta vuota, potevamo andare in vantaggio noi in una partita che è stata in equilibrio per tutti i 90 minuti. Abbiamo fatto un po' meglio noi il primo tempo, un po' meglio loro il secondo nella gestione di quello che è successo. Alla fine ci sono state poche occasioni per parte, abbiamo avuto noi, ti ripeto, quella di Audì nel primo e quella di Dubikas alla fine per poterla pareggiare. Un po' avara di emozioni in una partita che è tesa per forza di cose, visto che i punti in palio sono pesanti e ne abbiamo persi tre pesanti in questo momento qua. Dobbiamo tentare di alzare la testa, tenere la concentrazione alta perché il campionato non è finito. Io purtroppo ho sempre detto che è meglio pensare a scansare prima di tutto l'ultima e vedere solo quella che ci sta davanti, e oggi dobbiamo pensare a fare questo, anche se è chiaro che perdendo lo scontro diretto così, quella che ci sta davanti ha guadagnato qualcosina nei nostri confronti, avendo anche vinto tutti e due gli scontri diretti, quindi dobbiamo tenere duro. C'è stato questo infortunio a Evans durante la fase finale del primo tempo, ha inciso un po' sul modulo, sull'andamento della gara? Beh, ho dovuto in questo momento qua a sinistra, non ce l'ho, Gemignani oggi non ce l'ho a disposizione, quindi mi è mancato il ruolo, non è colpa di nessuno, l'infortunio nel calcio può succedere, è normale che a noi tutti quelli che sono capitati ai giocatori che non hanno minuti nelle gambe, questo è normale, tu cambi metodologia di allenamento, cambi ambiente, cambi allenatore, cambi tutto, può succedere che in tutto questo ci siano dei scompensi. Questo è quello che siamo riusciti a fare, che abbiamo potuto fare, e purtroppo qualche volta ne paghiamo qualche conseguenza, ma tenteremo di fare anche senza l'infortunio di Evans. È chiaro che non c'è più uno specialista nel ruolo, quindi qualcosina di diverso succede. I nuovi come sono andati? C'è stato Mazzarani anche oggi in titolare, poi è stato anche Castellano, è entrato Buio, giudizio su questi ragazzi? Di Castellano siamo contenti, nel senso che si è presentato in condizione, sia lui che Blondet, ma hanno quasi sempre giocato nella loro squadra di appartenenza. Buio è entrato e sta bene, ma questo lo sapevamo già. Non volevo metterne in campo tutti di nuovi, anche perché non sapevo quanto potesse durare Castellano, in quel caso non avevo più il play da sostituire, quindi ho lasciato Davide in panchina dall'inizio. Mazza continua nel suo lavoro di recupero dell'intensità della partita, perché noi abbiamo bisogno che tutti siano in condizione giusta, perché non possiamo permetterci nessuna defiance su nessuno e su nessuna caratteristica, quindi chiaro che prima recuperiamo tutti efficienti al 100% e meglio è, anche se è tutto complicato e veloce, però va così. Mancano ancora 16 partite, con quale spirito appunto si riparte in vista della trasferta di Alessandro? Con quello di prima, ci dispiace perché speravamo di regalarci, di regalare una domenica diversa, un mercoledì diverso a tutti, a noi per primi, però così non è stato, sono qua io, quindi parlo io per i giocatori, ho sempre detto che quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando vanno male, il responsabile è l'allenatore, non tutto può sempre venire che con l'essere gagliardi si riesce sempre a ottenere qualcosa di buono, dobbiamo tentare di sforzarci di fare qualche passo in avanti partita dopo partita, senza pensare che oggi abbiamo perso un'occasione, perché tanto non c'è tempo per pensare, forse è pure meglio che giochiamo domenica.